Bene, siamo alla sesta puntata di questa proposta del laboratorio Synthesis, che ha per titolo Strumenti, e proprio questi qua, basandosi sul termine strumenti, vogliamo cercare di capire meglio come stanno le cose. Come sempre ci imbarchiamo in questioni, insomma, impegnative, cioè non andiamo a cercare delle cose da poco, ma è anche per rispetto a chi poi vede la registrazione e a chi partecipa ai nostri piccoli talk show, ecco, a questi piccoli incontri. Questa sera parliamo della guerra, è una cosa molto, molto importante e seria della guerra in Ucraina o Ucraina, ecco, forse Ucraina è più giusto. Come sapete, Ucraina vuol dire il confine, è riferito a quella che veniva chiamata la Grande Madre Russia un tempo, confini occidentali. Anche su questo rapporto tra Ucraina e Russia nella tradizione ci sarebbe da fare molto, ci sarebbe da ragionare molto, da fare molte, molte parole, però vediamo di capire come stanno le cose oggi. Ecco, già nella fase di avvio di preregistrazione, il professor Franco Livorsi ci stava dando una sua interpretazione dei fatti, concentrandosi soprattutto sugli errori, ecco, perché evidentemente sono degli errori gravissimi. Errori gravissimi che partono dalla concezione della politica di Vladimir Putin e del suo entourage. Ecco, ripartiamo di lì e quindi ridò volentieri la parola a Franco e ringrazio tutti quelli che sono con noi. Cerchiamo di stare tutti entro i 10-15 minuti, specialmente i primi interventi che sono quelli di Pietro Moretti e di Franco Livorsi, e poi tutti gli altri, insomma, si limitino, ecco, perché non c'è tantissimo tempo. Vorremmo arrivare al massimo alle 22:30. Prego Franco. Come 22. Dunque, stavo dicendo prima che cominciasse la registrazione che Putin, contro la previsione di molti esperti, compreso il direttore di Limes nella fase assolutamente iniziale della guerra, non si è fermato al Donbass né al riconoscimento delle repubbliche del Donbass né all'occupazione militare del Donbass, ma ha voluto occupare l'intera Ucraina perché dopo 22 anni di governo sempre più monocratico della Russia, dal 2020 addirittura con possibile elezione senza limiti di tempo alla presidenza della Russia, voleva realizzare quello che è il sogno della sua ideologia, che è un'ideologia nazionalista e come nazionalista addirittura a sfondo diventato via via un po' mistico religioso. E come ogni nazionalismo contiene anche una componente imperialistica, organicamente. Il sogno in questo caso è quello di tornare alla grande Russia, coincidente grosso modo con i confini che aveva l'Unione Sovietica nel 1991 quando è caduta. Prima di uscire di scena vorrebbe realizzare quello che sicuramente dalla caduta del muro di Berlino del 1989 in poi è stato il suo fine con la F maiuscola politico, e cioè ripristinare la grande Russia nei confini che aveva nel 1991. Non ti voglio interrompere, ma No, ho già finito, cioè, forse non lo sai, ma c'è si chiama Nikolai Kolesnikov, è stato per tanti anni un buon giornalista di un'emittente televisiva, fino a chi
praticamente gestiva il governo in Russia prima di Putin, poi è stato estromesso nel secondo anno, quindi nel 2002. Questo Nikolai Kolesnikov, che adesso vive negli Stati Uniti, dice e scrive su New York Times: nel discorso di Putin, il primo, c'è un motivo che ha un riferimento storico preciso. Il 1939, quando a settembre furono annessi l'Ucraina occidentale e la Bielorussia occidentale e la Polonia smembrata. Questo è il concetto di liberazione dei popoli fraterni da un governo ostile, che è nelle parole di Vladimir Putin, tra virgolette, la protezione delle persone, perché la madre Russia ha a cuore chi è praticamente è di religione, di lingua e di etnia russa. Quindi praticamente è una conferma di quello che ti stavi dicendo, che purtroppo c'è questa mira di revanchismo, se può usare questo termine, e questo revanchismo forse quindi praticamente sta dando ragione a chi, come Biden e come anche Stoltenberg, quindi sia gli americani, sia il rappresentante della NATO, principale rappresentante, penso che sia il segretario della NATO, dicono che sarà il primo, questo dovrebbe essere il primo passo di altri movimenti. Io penso che non sia così, ecco, che abbia intorno una serie di persone, tra cui Lavrov, che lo condizionano, però magari posso sbagliare. Spero di essere nel giusto, che quindi invece non ci sia questa escalation continua. Comunque è un dato di fatto che molti di questi ottimi giornalisti russi, di questi politologi e anche ex politici, perché questo era stato politico ai tempi di Gorbaciov, era addirittura nella Duma, come Kolesnikov, purtroppo in Russia non ci sono più, non possono più parlare. Se hai finito, allora diamo la parola a Pietro Moretti. Prego Pietro. Intanto presentati, che magari non ti conoscono tutti. Ti conosce bene il professore? Ci conosciamo con quasi tutti. Vi ringrazio dell'invito e credo che sia... Associazione per la pace e la non violenza, giusto? Che sia motivato dal fatto appunto... che la scelta... Questo è un po' il video che vediamo solo un pezzo del tuo... Avvicinati un po' così e magari si sente anche meglio. Così? Vai, perfetto. Sì, dicevo, le motivazioni, la risposta non violenta in situazioni di conflitto, questo può essere il mio punto di vista, che non pretendo sia condiviso da tutti, ma è quello su cui lavoriamo da tanti anni con altre persone, ed è una strada che tutte le volte che si va ad una guerra, ad un conflitto aperto, viene subito messa in discussione, perché ci viene subito detto: voi di fronte a questa guerra cosa fate? Fate i digiuni, per dire. Ecco, il digiuno che stiamo facendo e finiamo a mezzanotte, un digiuno laico nel mio caso, coincide con quello indetto dalla Chiesa per così una opportunità di convergere su questa scadenza. Siamo stati oggi 12 persone che hanno dichiarato di digiunare con il vecchio stile del digiuno a distanza, quello di Padre Cavagna, per intenderci, dalla mezzanotte di ieri sera alla mezzanotte di stasera, con assunzione di acqua. Che senso ha? Può aver senso tanto o può aver senso nulla, evidentemente, perché non è che possiamo fermare la guerra con queste manifestazioni, però è una forma di protesta, diciamo, pre-politica. Intanto cominciamo noi a metterci nella condizione di quelli che stanno subendo la guerra in questo momento. Diciamo, mettersi nella condizione, avvicinarsi un pochino ad un momento di difficoltà, quello di non assumere cibo
e via di seguito. Quindi il significato del digiuno che si sta facendo credo sia quello, non certo quello religioso, che c'è sempre stato combinazione il giorno delle ceneri, il giorno dopo di Carnevale, la Chiesa ha sempre invitato a un certo digiuno. Ecco, parte quindi questo elemento, il vero punto è come è possibile la risposta non violenta ai conflitti. Teniamo conto che un gruppo di giornalisti molto collaudato e valido in Italia da più di 10 anni produce ogni anno un atlante sui conflitti presenti nel mondo, un atlante aggiornato, un atlante che documenta come ci sono al momento, l'ultima edizione è stata fatta prima della pandemia, 2 anni fa, oltre 45 conflitti permanenti che si possono considerare guerre nel mondo. Chiaramente non sono paragonabili con quello che sta succedendo in questi giorni. In Ucraina. Ha una dimensione diversa, ma pure quelli sono conflitti, certo. Hanno migliaia e milioni anche poi di vittime, hanno sofferenze, quindi non è questo, il punto è che quelli che propongono l'uso della forza per far finire i conflitti sono già sconfitti in partenza, perché è da quando c'è l'uomo che dice facciamo la guerra per far finire, usiamo la forza per far finire una guerra, e ovviamente poi nascono altre guerre. Quindi adesso sarebbe interessante, soprattutto anche per la parte diciamo più di politica e filosofica, rifletterne con Franco, ma con Franco e con tutti, ma credo che manchi un po' il tempo e non è, forse può essere un primo approccio questo. Certo, volentieri. È un primo approccio, diciamo che... Anche perché temo che la cosa vada più avanti dei nostri soliti 15 giorni. Ogni 15 giorni abbiamo un appuntamento. Magari che fra 15 giorni sia finito tutto. Speriamo, ecco, magari la prossima volta facciamo la valutazione a termine guerra. Diciamo, la non violenza è una risposta di lotta, certo, una risposta che esclude l'uso delle armi, esclude l'uso della violenza a nostra volta, può far leva su boicottaggi, può far leva su scioperi, digiuni, altre forme di manifestazioni. E non è solo, certo, guardando il passato, è sempre difficile fare questo discorso, perché se si fa solo riferito al passato, chiaramente va fatto, i riferimenti al passato vanno fatti, però sono poi creano delle ambiguità, delle incomprensioni, cioè non basta dire c'è stato Gandhi, c'è stato, la risposta che oggi, di cui oggi c'è bisogno non è quella di Gandhi, Gandhi l'ha data nel suo posto, nel suo secolo, diciamo l'ispirazione può essere quella assimilabile, questa gandhiana. In concreto, per venire al punto di ieri, la concessione dell'uso delle armi da parte anche dell'Italia, del Parlamento italiano, chiaramente secondo me è una cosa molto, molto sbagliata e molto grave, perché dal 1991, quando per la prima volta in occasione della guerra del Golfo l'Italia, il Parlamento italiano, il governo Andreotti di allora, il Parlamento italiano ha votato per l'invio dei Tornado che partivano qui vicino a 100 chilometri da noi, da Piacenza per l'Iraq, la prima guerra del Golfo, certo. E da allora in avanti quell'articolo 11 della Costituzione è stato violato e ieri è stato nuovamente violato, e anche se c'è la quasi unanimità, qualcuno lo può dire che questo è successo. Ci sono solo 13, vero, quelli che non si sono resi disponibili, giusto Nicoletta, mi sembra? Sì, c'è un gruppo di... 26? 26. Sì, già molti di più del 91, perché nel 91 solamente in 3 avevano votato contro, e allora Lucio Lombardo Radice, Pietro Ingrao e un terzo, non mi ricordo mai il nome, in quell'occasione furono 3, quindi... Ma già 26 un risultato. 26, sì, ma per dire,
forse non si valuta questo. Allora era proprio un intervento diretto dall'Italia, da cui partivano aerei sempre sotto l'egida della NATO. Certo. E quindi direi che questo è il punto. Dice: non mandiamo le armi, facciamo morire i bambini, i vecchi, perché poi la risposta viene subito data e si entra in questo circolo vizioso da cui è difficilissimo venirne fuori. Peraltro ti dice: tu mandi le armi, continuiamo la guerra, ma mettiamo che mandando le armi, facciamo l'ipotesi assurda, la guerra possa finire anche un mese prima, 15 giorni prima. Va bene questo potrebbe essere, lo diranno gli storici, se questo poi è servito o meno, ma nella cultura, nella gente, genererà nuovi fermenti per fare nuovi... lascerà nuovi segni per fare altre guerre. Se pensiamo alla differenza tra l'invasione della Cecoslovacchia del 1968, quando la risposta della popolazione non fu una risposta violenta, accettarono di essere occupati sostanzialmente in Cecoslovacchia, salirono sui carri armati, non ci furono partigiani, e dice: allora cosa hanno fatto? Sono rimasti... si sono sottomessi all'allora Unione Sovietica. Però c'è poi da dire che quando è stato il momento delle rivoluzioni per venirne fuori, ad esempio, dico questo esempio, che non sono un esperto, però diciamo anche la rivoluzione, una delle più belle, più gentili, no? Come era stata definita, rivoluzione nei paesi ex del comunista del patto di Varsavia, è stata proprio quella cecoslovacca. Quindi le cose poi vanno viste e valutate. Ora, la primavera di Praga. Preferisco pensare ai cittadini che erano aggrappati ai carri armati a Praga che non ai bambini che fanno le Molotov adesso in Ucraina. Ecco, tra le due immagini, una mi dà un'ispirazione di futuro, quella dei bambini che fanno le Molotov non mi piace assolutamente. Vabbè, non intervengo perché anche su questo c'è un'informativa di un'altra giornalista russa si chiama non Occhio di Mosca, si chiama, mi viene più in mente ma non importa, si chiama Eco Moscovi, che dice che effettivamente sono stati uccisi alcuni bambini, anzi alcuni ragazzi nella città di Mariupol ieri, ma erano ragazzi che lanciavano delle Molotov contro i carri armati e contro i soldati russi. Quindi c'è stato, secondo questo Eco Moscovi, una reazione. Se questi non avessero, non voglio entrare nello specifico, non avessero costruito le Molotov non sarebbe successo. Però una volta che l'ho detto mi fermo al dato. La signora si chiama Natalia Pokrovskaya ed è una giornalista di questo Eco Moscovi, che tra l'altro oggi veniva dato come chiuso perché non in linea con i dirigenti putiniani, invece per fortuna è ancora aperto, l'ho ancora visto questa sera. E Pietro, diamo la parola a qualcun altro? Oppure allora io vi faccio solo Pierluigi. Aspetta, vi faccio solo un secondo, solo il panorama. Io qua davanti ho Ronaldo Terrazzana, Torino, caro amico, lo dico perché magari qualcuno non lo conosce, architetto, l'associazione Alex, anche lui di questo, uno dei fondatori, posso dire, di questo bel gruppo di sintesi del laboratorio, Francesco Galeone, persona conosciuta da Alessandro, è stato anche consigliere di circoscrizione, già operatore tecnico alla attuale Solvay, allora Ausimont, Franco Livorsi, già ci siamo presentati prima, c'è Marco Castelli con noi che è un ambientalista, anche lui di Vaglia, che è più volte intervenuto sull'argomento, quindi sicuramente saranno, e anche Laura Onesto, e sono sicuramente importanti i loro contributi, quindi io chiedo che intervengano, anche loro sono fra i fondatori di questo laboratorio Sintesi, che come ho detto è un gruppo anche di iscritti, ma soprattutto simpatizzanti ambientalisti interessati a far andare avanti le cose, una resilienza seria. Per esempio sul PNRR noi ci siamo espressi più volte che non sia una presa in giro, ecco, per capirci.
Poi abbiamo Lisi Vicarelli, a cui do subito la parola perché ho sentito che era con noi, che anche lei è molto attenta a queste tematiche di Pronatura e di DSF, Docenti Senza Frontiere. Vorrei dire che anche lei fa parte del laboratorio in nuce, anche se magari non è del tutto convinta o comunque non sa bene di cosa si tratti, ma si fidi, ecco, se devi fidarti. Stiamo facendo un buon lavoro, Laboratorio Sintesi, ma ti do subito la parola. Renzo Penna, il presidente dell'associazione Città Futura, persona conosciuta, già onorevole, e anche l'assessore provinciale all'ambiente. Aurora e Renato sono, insieme a Nicoletta, rappresentanti, insieme a Nicoletta Vogogna, sono rappresentanti, oltre che di altre cose, soprattutto dell'Associazione per la Pace e la Non Violenza. Sicuramente anche il loro contributo sarà importante. Prego, scusa, hai fatto questo panorama così, visto che più o meno ci siamo tutti adesso, siamo alle 21:30, quindi chi dovesse inserirsi dopo al massimo ci sta a sentire, penso che non abbia nemmeno più il diritto di intervenire, quindi chi c'è c'è, come si dice. Prego Lisi, tutto tuo. Volevo dire solo, dire solo una cosa. Le due Prego. fotografie che ha fatto il professore, le persone che salivano sui carrelmati a Praga, 68, Sì. e che lui ovviamente e giustamente come me preferisce, la fotografia invece dei bambini che fanno le Molotov adesso in Ucraina. Io voglio solo dire, quel poco che io conosco dell'Europa dell'Est, della Russia e degli altri popoli annessi, ex patto di Varsavia, ex al di là del muro, io dico, gli ucraini non sono i ceco-slovacchi, e i ceco-slovacchi non sono gli ucraini. E questa è la Certo. grossa differenza. È questa. Quando Putin parla di denazificazione, si rifà a cose molto vecchie. Però ricordiamoci che gli ucraini non sono i cecoslovacchi, quindi cioè, è questa la fotografia che lui giustamente ha fatto, fotografa proprio questa realtà, secondo me, C'è una questa è la mia componente di opinione. destra riconosciuta nel governo ucraino, questo è vero. Ecco, il simbolo di questo nuovo gruppo che loro hanno creato, del quale non mi ricordo il nome, Pravi sector, pravi ecco, sector, a settore cui destro. affluiscono tutti i volontari, praticamente assomiglia a una croce uncinata. No, tutti, eh. Ecco, quindi Vero, voglio vero. solo. Ecco, basta, solo questo volevo dire. Nicoletta, Aurora, rimaniamo ancora nell'ambito della pace e della non violenza, oppure se vuole Castelli, onesto. Prego. Castelli vuol dire qualcosa. Vai. Sì, beh, intanto volevo salutare Pietro Moretti, mi fa piacere rivederlo dopo tanti anni. Ti ricordi, Pietro, quando ero giovane, quante cose abbiamo fatto per il Parco Tu sei Gandhi? giovane, sei giovane. Eh sì, magari. Abbiamo fatto anche Bosco Pulito lì nel parco, quante cose fatte per quell'area verde. Mi fa Che piacere sarebbe il rivederti. parco dove adesso dovrebbero fare l'ospedale, tra l'altro, se non mi Anche sbaglio. quella è una cosa da prendere in carico. E no, volevo dire che noi chiaramente siamo totalmente contro la guerra, infatti stiamo digiunando, è ovvio come si fa a non essere contro la guerra, però due cose vorrei dire. Io distinguerei una guerra fatta in cui si aggredisce qualcuno per prendere di risorse, territorio o altro, da una guerra di difesa, che è sempre una brutta cosa, ma a volte anche indispensabile. I bambini stavano facendo le Molotov, che brutta cosa, però è anche autodifesa. Voglio dire, se io sono un carabiniere, sono davanti a un asilo, entro un terrorista e inizio a ammazzare dei bambini, cosa faccio? Depongo le armi, mi lascio ammazzare anche i bambini o sparo? Io sono contro le armi, però non puoi pensare che questa gente si lasci invadere, si lasci ammazzare. Putin non sta facendo una guerra con uno stato co-belligerante, cioè con uno stato che ha verso il quale ha comunque un conflitto perché è partita una guerra, si stanno sparando tra di loro. Putin sta facendo del terrorismo perché sono notizie di questa sera ha bombardato un asilo,
ha bombardato un canile. Cioè, di cosa stiamo parlando? Lì ci sono stati errori, nel, secondo qui, i generali russi, sono stati degli errori. Ho anche notizie del fatto che i russi sparino a vista a bambini, donne. Quelli che hanno le Molotov. No, anche senza Molotov. E questo lo so per certo perché ho notizie dirette. Questo non è guerra, questo è terrorismo. Cioè, abbiamo fatto la guerra a Saddam, ma Saddam a confronto era un bravo Cristo, voglio dire. Un conto è andare a fare la guerra a qualcuno, un conto è difendersi se qualcuno viene in casa tua e ti sta sterminando la famiglia. Questo è giusto, giusto. E mi chiedo anche una cosa, fare una guerra è come amputarsi una gamba, si cerca in tutti i modi di evitarlo. Però se la cancrena va avanti bisogna trovare una soluzione per non morire che non sia amputare la gamba. In questo caso noi facciamo il digiuno e lo stiamo facendo. Noi poi siamo cattolici, ma non molto praticanti. In questo periodo andiamo in chiesa tutti i giorni a pregare perché si fermi questa guerra. Però ci sembra anche che Putin sia abbastanza fuori controllo. La diplomazia può servire, secondo me, se qualcuno è qualcuno di ragionevole dall'altra parte. A me Putin ricorda un po' un orso idrofobo. Se mi entra nella baita un orso con la rabbia, e lo dico da animalista, ho due possibilità: o lo abbatto o lui mi sbrana, perché se è un orso affamato gli posso dare un pollo arrosto da mangiare. Se ha la rabbia non è gestibile. Quindi la domanda mia è: voi che siete più esperti di noi in questa materia, giustissimo il digiuno, giustissima la preghiera per chi crede, il boicottaggio sicuramente va fatto, però non credo che Putin domattina si fermerà perché noi abbiamo fatto il digiuno. Come lo fermiamo? Perché la diplomazia, ripeto, è una buona cosa se hai una persona ragionevole. Se hai uno fuori controllo, ha le armi spuntate. Come lo possiamo fermare? Aspetta un minuto, prima di far rispondere, io direi che la cosa migliore è che poi ti rispondano sia Pietro dal suo punto di vista che il professor Livorsi, che Franco Livorsi. Però prima io vorrei capire da Nicoletta, Aurora e Renato se magari hanno loro una risposta. Come possiamo fermarlo? Io però faccio presente che non sono d'accordo, come così per essere chiari, non sono d'accordo per una incentivazione, quindi per un aumento di questa spirale, perché io sicuramente se mi fosse capitato avrei votato contro all'invio di armi, o comunque sono 13 milioni di euro che vengono spesi con fondi italiani per acquistare materiale bellico sia da industrie italiane ma soprattutto da industrie straniere, francesi, turche, americane e tedesche, da inviare in Ucraina. Quindi anche lì c'è tutto un discorso da andare a vedere quali sono queste aziende, la Oerlikon per esempio, una che mi viene in mente, quali sono queste aziende che vengono beneficiate, perché poi c'è qualcuno che ci guadagna, insomma la vecchia storia di chi ci guadagna dalle guerre sono quelli che producono le armi, non è una barzelletta, purtroppo è una realtà. Comunque adesso io mi taccio. Nicoletta e Aurora e Renato, a voi, prego. Aurora e Renato si sono resi liberi, forse. Non sento niente. Dunque. Nicoletta, magari mettiti anche in video, tanto se no non si vede niente. Perché poi viene registrato questo. Vai, grazie. Sì, è molto difficile a questo punto chiedere proprio a delle persone non violente come fermare Putin. Secondo me abbiamo fatto anche noi come occidentali degli errori quando si è sciolto il patto di Varsavia e invece la NATO, anziché sciogliersi, si è addirittura allargata. E quindi io penso che la Russia si sia sentita in qualche modo minacciata. Anche il fatto di accettare certi paesi che entrassero all'interno della NATO così vicini alla Russia, questo può avere in qualche modo alimentato un senso di insicurezza all'interno della Russia. E anche tutta la situazione che si sta formando adesso
accelera anche questo ingresso nella NATO di altri paesi che finora non ne avevano parlato, tipo la Finlandia. In uno dei tanti dibattiti che si sentivano in queste serate, c'era qualcuno che diceva la reazione di una persona come Putin può essere anche quella dell'animale che quando si trova minacciato ed è contro cioè non ha più possibilità di via di fuga, può anche rispondere in modo con un attacco esagerato. Quindi il problema anche delle armi nucleari in questo momento è molto preoccupante. Quindi bisognerebbe innanzitutto arrivare ad un cessate il fuoco e a consentire alle parti di trovare qualche via di fuga, cioè qualche modo per non sentirsi umiliati e quindi si possa arrivare a trattare. Ecco. Certo, certo. Però in questo momento io sono comunque contraria al fatto che dando più armi si possa arrivare ad una soluzione, perché qui è un continuo escalation ogni giorno c'è una situazione nuova. Adesso io oggi non sono riuscita a sentire, oggi ci dovevano essere di nuovo dei colloqui. Come è finita questo secondo incontro, questo secondo round? Io non ho sentito. Riprende niente. Domani mattina alle 9, hanno detto. C'è stato soltanto l'incontro al confine polacco, solo l'incontro per i saluti e basta, questa sera. Quindi neanche, non hanno ancora portato ad un cessate il fuoco, niente? No, è il primo punto di domani mattina alle 9. Aggiungo solo una cosa rapidissima, intanto chiarisco che chiaramente noi siamo contro la guerra e contro l'uso delle armi in genere, io ho fatto l'obiettore non per niente. La domanda è, cioè la mia distinguo era un conto è prendere una pistola e andare a rapinare il tabaccaio, e chiaramente siamo contro, un conto è girare armati e siamo contro, però se sono per la strada e uno inizia a spararmi, in qualche modo mi devo difendere se non voglio morire. E l'altra domanda era per il professor Livorsi. Se questo che io sono abbastanza d'accordo con lui, ce lo ritengo un novello Hitler, si mette nella testa, poniamo che domani cada l'Ucraina, di passare alla Polonia o alla Romania, cosa facciamo? E di nuovo, come lo fermiamo? Prego Franco, se vuoi, e poi magari Pietro anche per una risposta generale, anche per rispetto alle considerazioni di prima. Sì, dunque, premetto che sono d'accordo con l'interlocutrice, che mi pare che si chiami Nicoletta, sul fatto che la NATO ha anche fatto degli atti che chiaramente per i russi costituivano un danno potenziale e anche una provocazione identitaria rispetto al senso di appartenenza di un ex grande potenza e anche di un popolo che ha una grande storia alle spalle. Sono stati fatti degli errori, ma ce ne sono sempre errori di questo genere, perché se noi dovessimo andare a vedere quello che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale, potremmo benissimo metterci a parlare della pace di Versailles, che aveva dato tutte le cose ai imposto delle riparazioni impossibili da accettare, cambiato la geografia che c'era stata fino al 1914 e quindi alimentato il revanchismo tedesco che è stata una componente fondamentale della Seconda Guerra Mondiale, tanto che appunto molti dicono che in realtà tra il 14 e il 45
dicono alcuni studiosi, c'è stata una specie di guerra dei 30 anni che ha avuto tra il 18 e il 39 una tregua armata e poi è ripresa. Però dobbiamo stare attenti, perché questo è solo un pezzo della verità. L'altro pezzo è l'ambizione della Germania di diventare prima potenza europea e possibilmente mondiale, e un progetto guerrafondaio perseguito con estrema determinazione, anche a prescindere dai crimini contro l'umanità successivi. Cioè, indubbiamente nel gioco delle potenze, che è una specie di domino che c'è sempre stato nella relazione degli stati, l'Occidente ha approfittato della disgregazione dell'impero sovietico per avanzare quanto più poteva, tra l'altro anche sotto la presidenza Prodi dell'Unione Europea, espandendosi verso est, anche un po' nella logica per cui questi qui, se non ci sbrighiamo a farli venire dalla nostra parte, chissà cosa faranno negli anni successivi. Questo è tutto vero, però resta altrettanto vero che c'è un progetto grande russo, e ci sono addirittura delle analogie tra, diciamo, le motivazioni iniziali e permanenti di un personaggio come Hitler e come Putin, che io non voglio equiparare nel modo più assoluto, perché per tante ragioni, insomma, anche di importanza dei personaggi nella storia. E però diciamo che se Hitler, come caporale al momento della disfatta della prima guerra mondiale, era persino diventato cieco istericamente per la rabbia e lo shock provato per il crollo della potenza tedesca, e di lì partiva, come dire, tutto un progetto di revanche. Anche Putin ha vissuto a Berlino nell'89 una condizione del genere, e il sogno della sua vita è quello di restaurare la Russia come grande potenza mondiale nei confini che aveva, eccetera, eccetera. Questo è un sogno aggressivo, aggressivo e imperialista, con una motivazione nazionalista, e spesso il nazionalismo deve anche diventare espansionismo, cioè c'è una logica. Noi ci siamo dimenticati, perché non ce ne importava niente, delle imprese che aveva già compiuto in quella direzione, contro i ceceni, per annettersi la Crimea, erano già i pezzi anteriori, e infatti tutti oggi sono col fiato sospeso su quella cosa lì. Se fermatemi quando volete, perché... No, magari ti ridiamo la parola se vuoi, ma prima volevo sentire però Pietro. Però provavo... Volevo sentire Pietro sulla stessa cosa, poi ti ridiamo di nuovo la parola. No, perché volevo finire... Ma va bene, finisci, poi ridiamo a Pietro, vai. Cerco di sintetizzare di più, perché non voglio neanche... come dire, apparire quello che si prende uno spazio a scapito di altri, no? Io rispetto moltissimo sia le motivazioni religiose del digiuno che le motivazioni politiche, che si intrecciano. Non sono né un teorico, né un ideologo, né un politico della non violenza, però ho un enorme ammirazione per Gandhi, e diciamo, la non violenza nell'ottica gandhiana era anche una strategia di lotta, per cui per esempio, per me il più grande esempio di non violenza è stato la Norvegia nella seconda guerra mondiale,
che non, invece di prendere le armi contro l'invasore, ha fatto ogni forma di resistenza passiva, addirittura ha impedito che gli ebrei venissero mandati nei campi di concentramento perché tutti li ospitavano da tutte le parti. Quindi la non violenza può essere benissimo una tecnica di lotta e anche il digiuno, però bisogna valutare la situazione concreta, nel senso che se gli ucraini avessero praticato la non violenza, quello sarebbe stato un dono per Putin colossale, cioè il massimo beneficio che si poteva fare all'invasore sarebbe stato proprio la non violenza in quel caso, e avrebbe fatto il gioco di Putin come invasore nazionalista e imperialista, e in questo caso sia pure con le provocazioni dell'Occidente. Quindi va visto la cosa in senso determinato. Ultima osservazione che volevo fare, che naturalmente non vi troverà minimamente d'accordo, anzi vi troverà in totale disaccordo, salvo forse Castelli, con cui mi trovo d'accordo con il ragionamento generale che ha fatto, la questione delle armi. Che cosa vogliamo? Vogliamo che i russi non trovino sostanziale resistenza, oppure intanto le armi principali che l'Occidente oppone a questa aggressione, aggressione ingiustificabile, con tutte le provocazioni e gli errori che possono esserci stati e che hanno, come dire, fatto da alibi dell'aggressione stessa. 8 anni di guerra praticamente tenuta sotto silenzio nel Donbass, c'era già questa guerra. Al contrario, sì, con gli ucraini, sì, che però, attaccavano, però i russi. Nel Donbass ci sono anche i russi. Certo, infatti erano degli ucraini contro i russi. Appunto, sono russofoni, eccetera. Era rovescio in quella sì, appunto. Quindi, è stata anche una strage. Anche io, tra l'altro, questa immagine, cioè l'ultradestra è pericolosissima in Ucraina, ma avrà il 3-4% dei voti. Non crediamo che sia è un'ultradestra più ridotta di quella che oggi ha il 16% in Germania. Solo che lì sono paesi in cui passano subito alle vie di fatto, per cui la piccola minoranza violenta è molto più grave che da altre parti. Però, diciamo, sono state adottate nei confronti della Russia due tipi di armi. Le principali sono non violente, perché la guerra finanziaria che l'Occidente ha scatenato è una forma di conflitto non violento, cioè io ti faccio mancare con le sanzioni, ti colpisco dove ti fa più male, colpisco i beni degli oligarchi, colpisco diciamo dal punto il sistema economico e finanziario russo, e tutto questo è già una forma, diciamo, di lotta non direttamente violenta. Il secondo è quello della resistenza armata dell'Ucraina, che è importantissimo, perché
è l'elemento inaspettato da parte dell'aggressore, che credeva che, come gli era capitato in Crimea, gli andasse bene anche in quel modo. Sentiamo Pietro, grazie Franco. Vai Pietro. Scusa se ti taglio un po', ma così guadagniamo tempo. No, d'accordo. L'ultima cosa che volevo dire è che, appunto, mi farà caricare di miserie da parte vostra, è che io sono d'accordo con l'invio delle armi. Va bene. Infatti l'avevamo capito. No, nel senso che questi qui ne hanno bisogno per difendersi, diamogliele pure leggere. Io parlo di escalation, secondo me è una contribuzione all'escalation, poi questa è un'opinione. È autodifesa, anche perché non stiamo mandando armi per difendere l'Ucraina, stiamo mandando armi per difendere noi stessi, perché dopo l'Ucraina ci siamo noi. Lasciate parlare Pietro, perché l'abbiamo promesso, poi gli altri chi vuole intervenire. Prego Pietro. No, sono questioni enormi, non è che... fa riflettere quello che diciamo, non do per scontato che ognuno vada avanti facendo solo delle affermazioni definitive, ma che stiamo riflettendo sulle cose che ci stiamo dicendo, le cose che hanno detto sia Marco che Franco mi fanno riflettere. Posso dire che non voglio applicare degli schemi ideologici della non violenza applicati alla storia, alla realtà, ovunque essa sia, nello stesso modo. Non è questo l'approccio. L'approccio è di una non violenza che non è solo testimonianza, ma che vuole essere politica. Non violenza politica in una situazione di conflitto significa una resistenza molto attiva, ma non una resistenza armata. Su questo si può aprire una discussione, non è una cosa che si può definire in pochi minuti. Una resistenza, certo, se uno... A quanti dibattiti ho partecipato? Cioè, ho partecipato cui mi è stato detto, sì, ma se ci fosse, arrivano gli aggressori, c'è tuo figlio, lo uccidono, tu cosa fai? Non difendi tuo figlio? Messa così non si può, non è una discussione, cioè messa così non ne veniamo fuori, cioè frazionando il tempo e le situazioni in questo modo. Ho detto, ci sono 45 guerre in atto, nessuno tranne qualche partito pacifista e non violento fa mai molte iniziative per queste 45 situazioni di guerra nel mondo. Adesso questa è certamente una situazione più grande per dimensioni e di peso politico enorme, perché tocca l'Europa e tocca tutto il mondo. Ecco, allora che fare? Cito un esempio che non è dei più limpidi, dei più positivi, però negli anni 90 però ci aiuta a riflettere, perché è vicino ai territori di cui stiamo parlando. Negli anni 90, nella ex Jugoslavia, nelle guerre della ex Jugoslavia, tra i vari a cui si era unita una componente religiosa molto, molto forte, che ha condizionato tantissime cose, lì il mondo si accettò la proposta che noi sostanzialmente come movimenti pacifisti e non violenti avevamo fatto, che era quella dell'ONU, dell'intervento delle Nazioni Unite come unico intervento, diciamo, concepibile di polizia internazionale. Questo purtroppo non fu un intervento, tanto fu un intervento complesso, non fu consistente, ci sono state stragi pazzesche. Col disinteresse dell'ONU, purtroppo, con una presenza totalmente inconsistente. Hai ragione. Ci fu, però non fu adeguata. Adeguata, assolutamente. Non so se adesso possiamo dire l'ONU, che poi dopo l'esperienza della ex Jugoslavia, gli Stati Uniti non hanno nemmeno più voluto la maschera dell'ONU e sono andati avanti come super. Come stati, gruppo di stati. Come NATO e basta. NATO. Vedi che in Afghanistan siamo andati, ma non come ONU,
noi siamo andati, e quindi altro che violazione dell'articolo 11 della Costituzione, eravamo in Afghanistan non su mandato dell'ONU, eravamo in Afghanistan per alleanza con gli Stati Uniti. Certo. Questi sono i dati poi anche storici che ci sono sotto. Ora, come il problema è come risolvere, ma il problema è se si riesce a risolvere, perché non è che magari mandando le armi si riesce a risolvere, con i se non facciamo molta strada. Io sicuramente un punto comune è quello della resistenza attiva, ma resistenza non armata può ottenere tantissime cose. E io sono su quella strada, ecco. E per la polizia internazionale, vedere se l'ONU riesce a avere quella credibilità, quella forza per mandare delle forze di interposizione dove c'è maggiori conflitti, e questa bisogna vedere se c'è questa volontà. La proposta domani mattina alle 9 di cessate il fuoco viene fatta in nome delle Nazioni Unite. Quindi ogni tanto le tiriamo fuori, ma bisogna riuscire. Finalmente. A... C'è Penna che vuole intervenire, però ti lascio finire, Pietro. No, ho finito. E volevo questo che volevo dire, così, certo. Come contributo. Non... Assolutamente. Tanto abbiamo tempo ancora, quindi fra 15 giorni ce n'è la seconda puntata. Tu. Tieni in forma. Prego, Renzo. Sì, buonasera a tutti. Magari metti il video, perché poi rimane registrato. Sì, anche questa. Se no fai come vuoi, vedi tu. Eccolo, perfetto, grazie. Niente, io volevo dire due cose che mi hanno un po' meravigliato e mi preoccupano, diciamo, nella situazione italiana. Questa posizione, diciamo, dell'informazione, giornali, televisioni, tutti schierati e tutti con grandi certezze. Qualcuno dice ci siamo messi un po' tutti nel metto in testa, insomma, no? E per cui non solo come sacrosanto, se sollevi qualche dubbio rispetto al ruolo che ha avuto in questi anni la NATO, devi premettere che assolutamente, insomma, tu consideri Putin un peggio del peggio, insomma, no? Perché c'è questa situazione, come dire, di un certo sospetto per le posizioni, diciamo, che non condannano sine qua non, che naturalmente è tutta da condannare, ma che fanno invece dei ragionamenti. Io credo che, ad esempio, l'iniziativa della NATO di questi ultimi tempi, i non interventi, anche la debolezza dell'Unione Europea, sia stata quella che ha offerto l'occasione a Putin, che naturalmente ha tutte le responsabilità di coloro che invadono un paese che comunque si è dato un governo con libere elezioni, anche se lui non lo gradiva. Ecco, volevo, diciamo, sottolineare un po' questo aspetto. Che so, ci sono stati degli attacchi, secondo me, assolutamente gratuiti al presidente dell'ANPI nazionale, che ha fatto un ragionamento. Pagliarulo. Così come anche altre posizioni. Oltretutto, riproponendo valutazioni che erano state nei giorni scorsi riproposte dall'ex da Romano, ed anche da Prodi, insomma. Sergio, no? Romano, già ambasciatore a Mosca. Ambasciatore, quant'altro. Quindi, come dire, devo dire che, avendo ascoltato anche il Presidente del Consiglio Draghi nel suo intervento, ho usato una terminologia che, così, mi ha un po' preoccupato. Ecco. Certo. E forse lui ha competenze in altri campi, invece in questo più deficitario. Però, insomma, un atteggiamento di grande aggressività. Sul tema delle armi, non so se avete sentito Caracciolo questa sera, l'ha messo in termini, come dire, un po' più crudi, o comunque più realistici.
Caraccio ha detto che sostanzialmente le armi all'Ucraina le hanno già fornite nei mesi, nelle settimane precedenti, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, no? E quelle che facciamo noi sono il dare un po' d'armi che non utilizziamo più. Lui ha sostanzialmente detto questa frase, ma è stato interessante, come dire, il ragionamento su come vengono date, chi gli dà queste armi. E le cose che lì sono state dette è che sostanzialmente si mette in atto una sorta di personaggi, contratto, che sono quelli, come dire, che in queste situazioni poi gestiscono queste situazioni piuttosto complicate. Quindi c'è una pressione molto forte nei confronti di coloro, come dire, che non dico alimentano dei dubbi sulla scelta assolutamente sbagliata, condannabile di Putin, ma che fanno un ragionamento per vedere come se ne esce e per vedere quali tipi di soluzioni ci possono essere, come dire, per non far sì che questa guerra continui con esiti, in questo caso qui, sempre più devastanti per la popolazione. Evitare l'escalation e vedere di disinnescare quindi tutti i vari focolai. Il tema del fatto che noi diamo le armi, insomma, ha queste caratteristiche non tanto dal punto di vista della loro dimensione, ma il segnale politico che determina dei problemi, perché ad esempio la Spagna ieri aveva deciso di non concedere le armi, poi probabilmente ci sono state pressioni molto forti e oggi c'è una divisione nel governo spagnolo. Ecco, quello che mi spaventa un po' è questo clima di, come dire, di pressione che rischia di non aprire possibili spiragli di soluzione. Di pace, certo. Perché se no la strada, se è quella, diciamo, del conflitto, è chiaro che uno è più forte ed uno più debole, no? E anche nell'ipotesi in cui probabile sul terreno che prevalga Putin, poi si aprirebbe una situazione, come dire, no? Di guerriglia, di chiaro. Quindi, secondo me, tutti gli atti che dovrebbero essere messi in campo dall'Unione Europea, ad esempio, no? Che anche su questo versante delle armi si muove in maniera non unitaria, perché ogni paese decide una propria posizione. Invece si dovrebbe forse maggiormente lavorare, operare su quei, come dire, su quei versanti, in particolare quelli economici, quelli, come dire, che fanno male, che mettono in difficoltà al suo interno Putin, per fare in modo di trovare abbastanza rapidamente una soluzione a questo conflitto, che passa solo attraverso, come dire, un blocco, una sosta sulle iniziative di guerra e una soluzione di natura, come dire, un accordo. Chiaro, chiaro, chiaro. Non credo che, come dire, questo gesto simbolico, che però approvato dal Parlamento, con un mandato forte all'esecutivo, secondo me, come dire, non decisivo dal punto di vista del merito, stando a sentire le cose che ha detto stasera Caracciolo, però, come dire, dà un segnale da parte delle principali formazioni dei governi europei, come dire, di muoversi su un terreno che, a mio modo di vedere, non è quello più utile, ecco. Certo. Dunque, un dato, vengono stanziati, secondo il Ministero della Difesa, proprio a seguito della votazione di ieri, 13 milioni e 100 mila euro, però sembrano tantissimi 13 milioni, ma tenete conto che un solo carro armato moderno va dagli 800 mila a 1 milione e 100, quindi un solo carro armato.
per non parlare degli aerei e di altre cose, mentre invece un fucile mitragliatore di quelli moderni, quindi che sono gli ultimi modelli a disposizione, non costano meno di 50.000 euro ciascuno, quindi fai presto ad arrivare poi a 13 milioni, sembrano tantissimi soldi, ma poi nella realtà non sono tantissimi. Comunque effettivamente il segnale è quello del coinvolgimento, quindi di dove si sta andando. Mi fermo, ringrazio Renzo. 22:12, siamo leggermente fuori, ma di solito facciamo sempre tra un'ora e un'ora e mezza, per cui faccio un appello: chi è che vuole ancora intervenire? Posso fare ancora un'osservazione? Aspetta solo un secondo, c'è qualcuno che vuole intervenire prima, se no facciamo chiudere al professor Livorsi. No, io... No, aspetta no, un secondo. Rolando, sì. Vuoi devi dire qualcosa? No. Lisi, vuoi ancora dire qualcosa? Sì, voglio solo fare una domanda. Prego. Secondo voi qualcuno in Occidente ha veramente intenzione di far finire questa guerra? È una bella domanda che giriamo adesso a Franco. Qualcuno mi chiedo solo questo, perché ci sono delle cose... Ha interesse a farla finire o ha interesse a continuarla? Esatto, perché ci sono delle cose che a me non tornano, e non tornano soprattutto perché dal 2014 che Putin sta mandando segnali. Ha tentato in tutti i modi di avere delle risposte, e noi anziché prendere l'acqua e buttarla sul fuoco, ci abbiamo buttato della benzina. Dico solo questo, basta. Certo, poi certo. Nicoletta, mi piacerebbe dare una risposta. Nicoletta è tranquilla così. Prego Franco, no, poi saluto tutti alla fine con una preghiera che ha fatto questa apoclosca. Io credo che l'interesse dell'Occidente sia quello di far finire al più presto questa guerra, perché altrimenti si estende. Assolutamente. Quando si aprono conflitti di questo genere, o si chiudono o si allargano, e più dura e più il pericolo che diventi una vera guerra europea cresce. Questo confermando il fatto che l'Occidente è stato abbastanza miope nel provocare, diciamo, il nazionalismo russo, nel non tenere conto del fatto che la Russia aveva una tale storia alle spalle che un eccesso di ridimensionamento diventava controproducente. Però detto questo, l'aggressore e l'aggredito debbono restare ben distinti. Salto il discorso che sarebbe interessantissimo con Moretti, con Piero, sulla questione della non violenza. Fra 14 giorni abbiamo la seconda puntata. Sì, ricordando solo una cosa, che Gandhi distingueva tra la non violenza di tipo passivo e quella di tipo attivo. La non violenza di tipo passivo è quella in cui, se io sono aggredito da un'altra persona, per viltà mi metto la coda tra le gambe e mi lascio picchiare, questa è una non violenza di tipo passivo. Se viceversa io utilizzo la non violenza come elemento di resistenza, questa è una non violenza di tipo attivo. E Gandhi si spingeva a dire che qualora avesse dovuto scegliere tra la non violenza di tipo passivo, cioè quella dell'aggredito che non si difende, e la guerra, avrebbe preferito la guerra, perché la non violenza non è un bene assoluto, è anche un mezzo per far trionfare il diritto. E dopodiché c'è questo discorso sulla reazione di Draghi e la questione delle armi. Io noto che persino la Lega,
che probabilmente era finanziata da Putin e che è stata più putiniana di tutti gli altri, ha votato la risoluzione con la pressoché totale, pressoché la pressoché totalità del Parlamento. Io mi sento d'accordo con la totalità del Parlamento e anche con Salvini che vota quella risoluzione. E ritengo che siccome siamo di fronte all'aggressore e all'aggredito, l'aggressore è in guerra e bisogna fargli sentire che non può permettersi qualsiasi cosa, anche per togliergli il desiderio eventuale di continuare con questo tipo di politica. Non dobbiamo cadere nello spirito di Monaco, nel trattare, nel consentire alla violenza di affermarsi troppo facilmente. E quindi ritengo che il Parlamento abbia fatto bene, il governo Draghi abbia fatto bene, e che se altri paesi inviano armi, se noi non le avessimo inviate, avremmo compiuto semplicemente un atto di indiretta cordialità nei confronti dell'aggressore. E, secondo me sarebbe stato totalmente sbagliato. Però la mia è un'opinione, sono abituato a essere in minoranza. Luigi non si sente. Luigi non ti sentiamo. Vero, no, dicevo che pare che sia la, no, non pare, è un dato di fatto, è la maggioranza del Parlamento che la pensa così. Quindi, la quasi totalità. No, certo, certo, la quasi totalità, 26 persone. La guerra del Golfo era la totalità. Dunque, io mi fermo qua, se non ci sono altri interventi, nel senso che vorrei finire però con una parola di pace. Questa parola di pace ci viene da un mezzo sangue praticamente, una persona che è russa, opera una ragazza di una giornalista di 35 anni, Natalia Poklonskaya, che è questa editorialista di Eco Moskvi. Mi è piaciuto molto un suo pezzo che usa come editoriale sempre, da tutti i giorni, dal 24 di febbraio, e dice, lei è nipote di una signora, di una sua nonna era del Donbass, e adesso mi dice, lei vive a Mosca, e della nonna dice, anche mia nonna, partecipante della Seconda Guerra Mondiale, Lidia Dumbrovskaya Mikhailovna, viveva a Donetsk e era chiamata lì separatista dagli ucraini, già quando ancora quando c'era il comunismo, quindi fino all'89, morta prima che arrivasse l'incubo di oggi. So cosa ci direbbe oggi, che è un peccato per le persone, per i bambini e per tutti coloro che oggi sono costretti a vivere come tutte queste persone, quasi per 8 anni, nascondendosi nei bunker. Evidentemente il riferimento era al fatto della situazione precedente al 24 febbraio, quindi alla persecuzione, se mi permettete, uso questo termine. È stata una guerra con migliaia di morti, tra l'altro anche con stragi, come diceva giustamente prima Terrazzano. Ha scritto una breve poesia che è il suo editoriale, con questo terminiamo. Tutti dicono questo, vinceremo perché siamo una giusta causa, Dio è con noi. E ognuno ha i suoi slogan. Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra e la loro libertà. I russi non abbandonano la loro. Ma Dio con chi è? Tutti hanno obiettivi patriottici e nobili. Questo è un vicolo cieco. Pensaci un momento. Forse non esiste una verità assoluta. E inoltre non abbiamo nemmeno il monopolio sulla verità, ammesso che essa ci sia. Bella.
mi sembra interessante, perché effettivamente qua ci sono diversi punti di vista che devono essere presi in considerazione. Forse se tutti prendessero in considerazione che ci sono altri punti di vista, l'avremmo già risolta. Questa forse è la chiave. Grazie alla nostra amica, anche se non ci conosce, Natalia Poklonskaya, però ho segnalato il nostro sito, sia quello di Futura Sintesi, ma anche il giornale di cui è presidente, associazione presidente proprio Renzo Penna, e tra l'altro uno dei principali editorialisti, anzi fondatore, già precedente presidente, è proprio Franco Livorsi, quindi ancora di più. E ho segnalato proprio Città Futura anche a questa Natalia Poklonskaya e a questo Eco Moskvi. Ci fermiamo qua, alla prossima volta, fra 15 giorni. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.